Sicuramente gli stimoli e le ambizioni sono tante, perché comunque conoscevo la piazza di Messina, che è molto calorosa e comunque ha fatto anche la Serie A fino a qualche anno fa, quindi appena quando ho capito che comunque non c'era la possibilità di mantenere la categoria, comunque non ci ho pensato un attimo ad accettare di venire qui. Quindi sono molto contento della mia scelta e non vedo l'ora di iniziare. Io ho visto la classifica, è cioè, molto, molto corta, ci sono molte squadre in pochi punti, poi il girone di ritorno è sempre con i nuovi arrivati, chi se ne va, sempre un altro campionato, quindi ancora è lunga e quindi cioè, noi siamo lì e bastano due vittorie già e ti ritrovi in zona promozione, quindi è ancora tutto da dire. Ho fatto la prima partita di campionato, poi sono stato subito messo da parte, quindi ormai avevo capito com'era la situazione lì, che non c'era spazio per me. Ho preso questa decisione perché comunque avevo tanta voglia di giocare e di dimostrare il mio valore. Già avevo aspettato fino adesso e il direttore già mi cercava da tempo, quindi alla fine ho deciso di accettare la proposta del Messina. La società ha fatto scelte diverse dove evidentemente io non rientravo più e quindi dovevo andare via, perché non potevo star lì altri 6 mesi a fare tribuna. Io avevo voglia di giocare, quindi sono venuto qui. Sono un esterno sinistro, con questo modulo che adotta il mister è quello con cui mi trovo meglio, che l'ho già fatto in passato, quindi sicuramente è quello con cui posso esprimere le mie qualità. Mi sono sempre allenato, non ho mai saltato un allenamento, quindi fisicamente sto bene. Certamente il ritmo partita mi manca, però quello si acquisisce giocando, quindi se il mister lo ritiene opportuno io sono pronto già da domenica. Qualche spezzone di partita l'ho vista, visto anche un bel gioco espresso dalla squadra, magari qualche partita è stata un po' sfortunata, qualche pareggio nel finale, però sono sicuro che da qui in avanti potremo fare bene. Sicuramente rispetto alla prima divisione, dove magari non ci sono retrocessioni, allora magari qualche squadra non ha queste... non ha ambizioni di salire di categoria. Secondo me è molto più competitivo il campionato di seconda divisione, quindi sarà dura, sarà una battaglia fino all'ultima partita e noi ce la metteremo tutta per raggiungere il nostro obiettivo.